È stato consegnato alla giustizia il fuggiasco che lo scorso 31 marzo riuscì a scappare dandosela a gambe levate durante un'importante operazione della Guardia di Finanza. In quella circostanza il conducente dell'automezzo in fuga, nel cui bagagliaio sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 12 kg di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e hashish, era stato bloccato. Il passeggero si era dileguato nelle campagne circostanti. Sono bastati pochi giorni ai finanzieri di Vicenza per scovare il luogo dove il malvivente si nascondeva. È stato possibile identificare il soggetto grazie ai filmati recuperati dalle telecamere di sorveglianza del casello autostradale di Montebello Vicentino, dove si è conclusa la folle corsa che ha portato all'arresto del conducente. I militari hanno appurato che si tratta del fratello dell'uomo fermato in precedenza, che nel frattempo ha trovato ospitalità a Selvazzano Dentro da una donna di origini rumene. A questo punto la Procura della Repubblica di Vicenza ha emesso il mandato per l'arresto del fuggitivo, imputando i reati di detenzione, trasporto ai fini di spaccio, ingente quantità di sostanza stupefacente, nonché per l'ipotesi di reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.